Ciao a tutti, show floor Nintendo. Abbiamo appena provato Mario Maker, Super Mario Maker anzi. Ha guadagnato un super. E le impressioni sono assolutamente le più positive. Ci siamo concentrati sul giocato più che sul creato, perché non siamo nella postazione migliore, nel momento migliore per metterci a lavorare sui livelli. Però quello che abbiamo giocato è una selezione di livelli tra i primi Mario, i Mario 8-bit, Super Mario World, che continuo a ritenere il più bel Mario di tutti i tempi, e i Mario più recenti, quindi i New Super Mario, come quello uscito per Wii e quello uscito per Wii U. Come abbiamo sperimentato sulla nostra pelle io e il buon dottor White, il livello di difficoltà è quello classico dei Mario 8-bit, mi fanno segno della regia anche di più. Secondo me il livello è sempre lo stesso, siamo noi che dopo 10 anni o 15 anni di videogiochi facili ci siamo clamorosamente rammolliti. Tanto è vero che la ragazza che c'è qua, gentilissima, mi ha chiesto: vuoi fare un'altra partita? Io ho risposto no, per oggi ho perso abbastanza, perché ero assolutamente a posto così. E l'impressione, tutto il lato del creativo lo seguiremo in un secondo momento, il lato anche solo da giocare, per chi non volesse avere nulla a che fare col game design, quantomeno nelle fasi iniziali, è assolutamente positivo, assolutamente convincente. È il classico platform Nintendo che possono giocare i bambini di 5 anni fino insieme sullo stesso divano con il nonno e con la nonna, per cui è un ritorno alle origini della serie. È un omaggio a alcuni giochi più belli. Io ho avuto modo di giocare a un livello ispirato a The Adventures of Link, il secondo episodio della serie di Zelda, con Mario che prendeva i power up e a prendere il fungo, anziché aumentare le dimensioni, diventava Link a 8-bit. Quindi per gli appassionati di Nintendo di vecchia data è un'orgia di emozioni. Quindi assolutamente come primo impatto positivo. Avremo modo in un secondo momento anche di provare la parte di editing, che comunque andrà approfondita con calma nei nostri provati successivi, quando riusciremo a metterci le mani, perché sicuramente per creare un livello che abbia un minimo di complessità e che sia divertente da giocare serve comunque un minimo di concentrazione, un minimo di calma. Chiaramente uno show floor non è il posto migliore per farlo. Ok, alla prossima, ciao!